L'undicesimo trofeo Ludovico Scarfiotti storico ha confermato le attese della vigilia e la gara marchigiana organizzata dal gruppo sportivo dell'Automobile Club Macerata, sesto round del campionato italiano velocità salita autostoriche, si è rivelata in tutta la sua selettività e il suo fascino. Ancora una bella prova di volontà di un territorio incantevole che vuole rilanciarsi appieno anche attraverso lo spettacolo del motorsport. Ha vinto per soli 0,3 secondi Stefano Peroni sulla Martini MK32 BMW da 2000 cc. Il pilota e preparatore fiorentino ha sbaragliato il quinto raggruppamento, dove ha pesantemente allungato nella classifica tricolore con il tempo di 4 minuti 19 secondi e 60 centesimi al photo finish. Ha avuto la meglio sull'esperto senese del Team Italia Uberto Bonucci sulla Osella PA990 BMW. Vincitore del quarto raggruppamento che nel tentativo di sferrare l'attacco alla vetta della corsa ha commesso un errore in un tornante, pagandolo caro in termini di tempo sugli 8,877 km che uniscono Sarnano alla vetta del Sassotetto. Sono felicissimo, è stato un successo anche questa domenica, sono contento. Dopo le prove non me l'aspettavo di arrivare a ottenere un risultato così buono, sono contentissimo. Sai, quando perdi una gara per 2 decimi ti gira l'anima sempre, no? Però ho fatto un po' di confusione io, perché giustamente, come hai detto te, quando uno è tirato si presta anche l'errore, e sono contento del tempo che ho fatto, anche perché ieri si è fatta una prova sola e quello qualche cosina vuol dire. Sull'ipotetico podio di gara anche il pisano della scuderia Bologna squadra corse Piero Lottini al volante della Osella PA990 BMW di quarto raggruppamento, categoria che ha visto riaprirsi i giochi dopo la toccata all'anteriore che ha rallentato il milanese Walter Marelli, che ha pagato con l'errore l'esordio sul Sassotetto e il tentativo di attacco al vertice sulla scattante Osella PA990 BMW di classe 2000, con cui è salito comunque sul terzo gradino del podio di raggruppamento. Ieri è stata una giornata molto tesa, lunga, nervosa. Non abbiamo provato mai in condizione preparativa per oggi, che sapevamo c'era tempo asciutto, quindi ovviamente anche qui la prima che faccio con l'Osella, quindi tutto da imparare, magari qui ho voluto imparare prima del tempo, è andato così. Quindi ho toccato alla prima destra dopo la partenza e da lì ovviamente ho dovuto rimettermi in carreggiata e fare la strada per portare la macchina in cima. Dietro ai primi tre, ottima prestazione per l'esperto pilota di Osimo Antonio Angiolani, secondo di quinto raggruppamento con la March 783 F3 con il motore Toyota, con cui si è ben messo in evidenza sin dalle ricognizioni e ha preceduto sul podio una sempre incisiva Chiara Pelledro, piemontese della Valdelsa Classic, sulla Formula Abarth SE003 di classe 1000, la prima lady in classifica con il nono tempo generale. Io ce l'ho messa tutta come sempre, il percorso mi piace, però loro con queste macchine là, i prototipi, io non riesco, sulla mia macchina in Formula 3 sempre del 78, però non mi lamento, visto che mi accettano molto nel loro ambiente, mi fanno i complimenti per i tempi che faccio e perciò non posso chiedere di meglio, faccio il tifo per tutti i marchigiani, insomma, via. Quinto tempo in generale e successo in terzo raggruppamento per il milanese della Racing Club 19 Andrea Fiume sulla Osella PA89 BMW, che ha potuto guadagnare punti preziosi e difendersi da uno scatenato emiliano Giuseppe Gallusi, che con la Porsche 911 come sempre è stato molto insidioso e si è portato al secondo posto di categoria con il settimo tempo in assoluto. Gomme nuove, ho dovuto usare tutte le strategie che avevo perché Gallusi è sempre lì con la zampata di pronta e mi ha detto che lui era plafonato ieri al suo tempo di ieri, ha tirato giù anche lui 45 secondi, per cui è una gara dura, nel senso che è la lotta anche con lui per il raggruppamento. È una gara molto impegnativa, veloce, guidata, lunga. È davvero, c'è da dare il massimo. Io sono molto contento del tempo, perché secondo me più di così non potevo sinceramente fare, e in raggruppamento ho fatto quello che posso dietro Fiume. Terzo nel combattuto terzo raggruppamento, l'appassionato calabrese Aldo Pezzullo, che ha vinto la classe 1003 delle biposto sulla Lola con il motore Dallara.
effettivamente col mio preparatore, che è Franco Aragona, abbiamo fatto un motore con qualche cavallino in meno, però molto più guidabile. Sesto tempo nella generale e ancora una importante e determinante vittoria in primo raggruppamento per il fiorentino Tiberio Nocentini, che è stato ancora una volta imprendibile sulla Chevron B19 Cosworth, contenendo l'avvicinamento in classifica tricolore di Angelo De Angelis sulla efficace Nerus Silhouette, che ha duellato per il secondo posto con il tenace Antonio Di Fazio, terzo con la NSU Brixner, rispettivamente a pieno di punti nelle classi 1006 e 1003 delle Sport Car. Ancora una maiuscola prestazione con vittoria di secondo raggruppamento per l'emiliano Giuliano Palmieri, che a Sarnano ha usato la potenza della muscolosa De Tommaso Pantera, che ha domato con esperienza e bravura, anche se il corregionale e compagno di colori Bologna Squadra Corse Ildebrando Motti sulla Porsche Carrera RS ha realizzato il decimo tempo in assoluto e secondo di categoria, guadagnando altri importanti punti tricolori. Terza piazza di categoria per il primo tra le vetture turismo, Mario Straffi, pilota della Piave Motorsport, che sulla Fiat 128 si è aggiudicato la classe T1003. In quarto raggruppamento ha guadagnato i punti della Sport Nazionale delle Biposto Dino Balzano sulla Symbol, grazie al quarto posto di categoria davanti alle prime due auto coperte, l'agile BMW M3 di Francesco Menichelli e la Renault 5 GT del siciliano della Speed Motor Giovanni Grasso, entrambe di Gruppo N. Per il primo raggruppamento tra le auto coperte, il lombardo Sergio Davoli si è imposto in GT 2000 con la Porsche 911T, precedendo l'ottimo piemontese Maurizio Primo, che sulla perfetta Alfa Romeo GT Junior del 1967 ha sbaragliato la classe T1003 con il quinto posto di raggruppamento. Sesto posto di primo raggruppamento per l'appassionato orvietano Tonino Camilli, sulla bella ed ammirata Fiat 1100 ala d'oro, con cui ha fatto ancora il pieno di punti in classe BC 1150.